Ci siamo al nostro ultimo appuntamento. Qualcuno dirà era ora. Finalmente. Beh, magari chi non vuole non ci ha visto. Mi sono messo la giacca. Pure la giacca, io no. E eravamo partiti dicendo cosa c'entra il Titanic con Vasto, e il primo legame era quello di Paolo Barone, del navigatore, Francesco Paolo Barone, del tuo avo navigatore. Però in realtà con Vasto, forse anche più con l'Abruzzo, c'è un altro legame. Lo abbiamo scritto anche negli articoli precedenti, ma a bordo del Titanic c'era un abruzzese, e precisamente un atessano, Luigi Finoli, che però negli articoli della cronaca, anche nella sua testimonianza dei primi giorni, viene chiamato Spinelli. Avranno fatto questo errore. Io a suo tempo non conoscevo la storia. Quando ho ritrovato l'articolo ho pubblicato la notizia, e i discendenti mi avevano quasi aggredito dicendo no, era Finoli, non era Spinelli. E sai, voi giornalisti, avranno sbagliato. Luigi... Anche perché la notizia era tratta dal Corriere della Sera, cioè la notizia è uscita dei quattro superstiti italiani, che erano tre, di cui una donna incinta e l'ultima, cioè la bambina nata successivamente, è morta di recente. Di conseguenza solo questi si salvarono di italiani. E la notizia era stata presa dal Corriere della Sera e ripubblicata sul Corriere d'Italia. Quindi Spinelli, Finoli hanno... Ma avranno sbagliato. Luigi Spinelli, che era Luigi Finoli, era venuto in tornato in Italia, perché lui abitava negli Stati Uniti, dove era andato in migrante. Sì, lui oramai se n'era andato. Era tornato a visitare i parenti. E poi stava ritornando, un appunto. Un po' come è successo qualche anno fa con Madonna, è andata al paese d'origine, poi se n'è tornato da lei. E tra l'altro la moglie di Luigi Finoli si chiamava Ciccone, Rosa Ciccone, parente. Vabbè, casi. Ma una cosa che non abbiamo sottolineato fino adesso, che oggi andremo a guardare un po', è la storia del diamante blu. Vuoi saltare la parte esoterica del... Capito, non siamo riusciti a dare una spiegazione tecnica, perlomeno noi. Salviamoci con questo. Non ci abbiamo provato, credo. No, abbiamo facciamo un altro speciale. Il diamante blu è stato, secondo me, un modo per accattivare la fantasia, la sensibilità della gente. E non farli pensare troppo alle reali cause. Ma se è vero che ci fossero cause diverse da quello dell'incidente, Se è vero che c'è stata una forzatura, che cioè che era già deciso che il Titanic dovesse affondare, se è vero che il capitano Smith aveva preso l'ordine prima di partire di affondare la nave, coprire il tutto col diamante blu è anche un gran bello, colpo di genio. Anche perché se racconti la storia magari senza leggere, che non me la leggo tutta perché è lunga, però l'elenco dei proprietari e soprattutto della fine che hanno fatto i proprietari, perché il primo proprietario del diamante blu che arriva dall'India è stato portato dall'India nel 1688 da un viaggiatore, Giovanni Battista Tavernier, che lo vendette a Luigi XIV, che poi insomma era molto amante dei gioielli. Però dopo è entrato in possesso di questo diamante, morì. Passò a Maria Antonietta. Noi sappiamo che tra una brioche e l'altra che fine ha fatto. Che fine ha fatto Maria Antonietta? Dopo Maria Antonietta, questo diamante per varie strade, chissà insomma, è finito a un tagliatore di diamanti, Guillaume Fals, che lo donò a suo figlio, che però morì. Mi dispiace per lui. Dopodiché è passato di mano in mano fino ad arrivare nelle mani di Giorgio IV d'Inghilterra, tutti reali. Era un diamante importante come quello. Giorgio IV lo portò il giorno dell'incoronazione nell'abbazia di Westminster. E? Si sentì male uscendo dalla basilica. E dopo un po'? Morì. Era anziano. Non lo so, oppure aveva il diamante blu. Io inizio a crederci anch'io però a questa cosa. Dopodiché il diamante finì a un collezionista di pietre che lo donò a un principe russo. Il principe russo, Kanitovsky, lo donò ad un'attrice, e questa, la prima volta che indossò il diamante sul palcoscenico, morì sul palcoscenico. Dopodiché fu acquistato da un certo Abdul Hamid,
che lo diede a un altro poi sultano, Habib, che morì in un naufragio. Ah, sì, ci cominciamo a avvicinare al... Infatti, dopodiché, questo diamante nel 1911 fu comprato da un milionario americano, Mr. Edward McLean, che stava a bordo del Titanic. Ecco, vedi? E già qui dice, hai visto che è stato influenzato l'affondamento della presenza? Anche perché il penultimo era stato un naufragio. Non poteva cadere questo signore dal ponte della nave in mare e moriva con il diamante. No, si è dovuto affondare tutto il Titanic. Ti dico la verità. Il diamante blu viene ancora prodotto in copia dalla Swarovski e io volevo comprarne una copia per fare. Hai fatto, forse hai poi fatto ho detto dovessi fare che non è l'originale, ma mi sento un po' male che porta sfortuna. Però sarebbe stato un bel colpo di scena. Lo so, ma non so nemmeno quanto costa in questi tempi di crisi. Però noi speriamo che questo servizio che stiamo facendo duri un po' di più. Insomma, alla fine, quindi. Però adesso ritorniamo a noi. Parlare un po' seriamente. Coprire con queste notizie, se vogliamo, a livello di dagospia, gossip, fantasia popolare, credulità. E secondo me è una questione importante, sia per contribuire ad accrescere il mito del Titanic e quant'altro, sia per tornare al discorso della Federal Reserve e dell'affondamento di una nave sulla quale viaggiavano i tre uomini più ricchi del mondo, che a seconda dei punti di vista giocavano contro questa idea di organizzazione della Federal Reserve del mondo economico, se vogliamo, attuale. Adesso io, non essendo un economista e non essendo uno che capisce tutto di questo argomento, mi fermo qua, lasciando a chi vuole intendere questo, cioè cercare questo punto di vista nell'affondamento del Titanic, inizia a fare le sue ricerche. In effetti. Però che sia possibile che delle persone che infastidivano un certo meccanismo mondiale, io lo metterei. In effetti l'assurdità forse, no? Della nave inaffondabile, con tutte poi insomma varie questioni tecniche, che però insomma faccia questa fine. Sì, ma anche tutte le coincidenze, gente che doveva partire con un'altra nave, non viene convinta per qualche motivo a prendere il Titanic, eccetera, eccetera. Ci sono dei tasselli che forse non sono mai stati ricomposti perché e non. Se sono stati ricomposti non ce l'hanno certo detto a noi, perché tra il diamante blu e di Gabriel Winslet che volano sopra il mare, è sicuramente più bello e accresce il mito, altrimenti immagina 1635 morti, che sensazione negativa dovrebbero procurarci, e invece noi pensiamo al disastro come una cosa bella. È una storia che meriterebbe davvero di essere conosciute. Speriamo che in qualcuno abbiamo messo questa curiosità di andare a cercare un po' come poi hai fatto tu. Ma sono convinto di sì, e da qui magari hai visto mai che cercando motivazioni o notizie nuove sul disastro del Titanic qualcuno scoprirà qualcosa. Chi lo sa. Se volete l'archivio qui c'è, chi vuole leggerli può chiedere. Finché avrò voglia di tenerli. Ma no, tienili. Quando tinteggeremo casa utilizzeremo i giornali per coprire i pavimenti. Ma non è vero, dice così, ma non lo farà l'ho mai. L'ho visto fare da persone che avevano giornali con notizie importanti. Detto questo, che dire? Noi vi abbiamo raccontato insomma una parte della storia del Titanic, che sicuramente non è quello ufficiale, ma abbiamo dato la nostra visione di questa, diciamo, di questa vicenda. Che raccontare, ci l'abbiamo. Siamo fatto una chiacchierata non preparata, ci tengo a dire. Io critico sempre gli altri. E niente, fatevi una crociera. Metti così. Mettiamoci così. Adesso non pensate al male. No,